invalida ed epilettica, anziana in lacrime e denuncia, aspetta una visita dall'anno scorso. Il Covid rialza la testa nell'area dell'Ulss 7, 500 nuovi casi in poche ore, quasi 5.000 i positivi. Domato in modo definitivo il rogo alle melette di Foza, ma ora l'altopiano ha davvero paura. Arriva la pioggia e l'agricoltura spera in una spallata, alla siccità sui rilievi arriva la neve. Il ritorno degli iscritti agli esami di maturità preoccupa molto gli studenti dopo 2 anni di pandemia. Paura al centro studi, giovane travolto da un bus nella calca prima dell'ingresso in classe. Scatta il conto alla rovescia per formaggio in villa, cittadella si prepara alla ripartenza. Ore di grande preoccupazione a Tombolo e San Martino di Lupari, dove da ieri è scomparsa una donna. Ladri con le ore contate grazie alla prontezza dei cittadini e al controllo del vicinato a Villa del Conte. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano TG. Apriamo subito il nostro telegiornale con una nuova segnalazione di problemi nell'Ulss 7 e precisamente al San Bassiano. Allora sentite cosa ci racconta una paziente invalida e affetta da epilessia. Sono stufa, ho 80 anni, sai per chiamare, non sono buona che mi risponde nessuna. Vado ad andare a visita, mi sento morire. Fai non piacere, vabbè. Se non vedevo altri, non vedo nessuno che aiuta a stipare i ciotti. Vi ringrazio tanto, tanto. Parole bagnate dalle lacrime, dalla disperazione che accompagna la vicenda di una nostra telespettatrice che per ragioni di privacy chiameremo Lucia, la quale ci segnala problemi con l'Ulss 7 e il San Bassiano. Un'altra segnalazione che si aggiunge alle altre, tante, tantissime, che ogni giorno arrivano a noi di Rete Veneta e non solo. 76 anni, epilettica con il 90% di invalidità. Una situazione critica, eppure sono mesi che la signora Lucia aspetta una visita. Ci racconta di aver più volte chiamato il CUP, sentendosi dire che presto l'avrebbero ricontattata. Ma mai! Guarda che sono 3 volte che chiamo, aspetti, al CUP non hai risposto, ho chiamato il numero dei reclami. Mi sono su un colpo nervoso, perché vedi che non ti puoi andare in giro, perché bicicletta non posso, e bisogna che vai, perché io vivo in misura, se vuoi mangiare bisogna che vai, tornare a mangiare. A tosa si parte la mattina così, sì e mesa, fino a pomeriggio non vedo che mi accada. Cosa vuoi da farmi? Ho tanto pianto ieri. Mi dispiace che abbia fatto la telefonata, però mi viene tanto da piangere che non vi dico. Nonostante le sofferenze, la signora Lucia ringrazia i medici e gli infermieri del San Bassiano. I medici veramente, veramente educati, anche infermieri. Ma il CUP è roba da morire e ti risponde in che condizioni sprecate proprio. Anche stavolta resta il silenzio attorno alle tante domande che facciamo e che fanno i cittadini. I nostri microfoni, lo ricordiamo, sono sempre a disposizione di tutti. E la situazione dell'Ulss 7 pedemontana arriva dritta nell'agenda dei sindaci del Bassanese. Tantissime le segnalazioni dei cittadini, ma c'è chi ribadisce che al San Bassiano va tutto bene. Primari in fuga, altri che vengono bacchettati per un post sui social, tensioni con il personale e cittadini inviperiti. La situazione dell'Ulss 7 finisce nell'agenda dei sindaci del Bassanese, che sempre più spesso vengono contattati dai loro cittadini per magagne di servizi e casi di disorganizzazione in seno all'azienda sanitaria della Pedemontana. Pensavate che fossimo solo noi di Rete Veneta a ricevere segnalazioni e doglianze da parte di residenti e utenti arrabbiati? Certo che no. Gli amministratori, visto il tessuto sociale del Bassanese, rimangono un punto di riferimento fondamentale per la popolazione. E anche nell'ambito del distretto 1 dei sindaci dell'Ulss 7 pare che qualcosa si stia muovendo. Dato che da Bassano, comune moralmente capofila del territorio, non arrivano quelle prese di posizione nei confronti dell'azienda diretta dal DG Carlo Bramezza, come ci si aspetterebbe, pare che altri stiano prendendo le redini di questo ruolo, per così dire, vacante.
I sindaci si dividono per il momento in tre categorie. C'è chi prende atto dei problemi all'interno dell'UIL 7 e vorrebbe un confronto con Bramezza per chiarire una volta per tutte la faccenda. C'è poi chi non intende né ascoltare né vedere e continua a ribadire che tutto fila perfettamente liscio al San Bassiano e dintorni. E qualcun altro, sempre meno a dire il vero, è a metà del guado e inizia a porsi delle domande. Magari le stesse che noi proponiamo ormai da troppo tempo senza risposta. Ma la stella polare della politica è e deve restare quella dei cittadini, del bene comune, del territorio. E i sindaci che hanno messo al primo posto dei loro programmi elettorali la sanità dovrebbero ricordarsene ora. Non domani, non nella prossima campagna elettorale. Adesso e qui. Questo è il tempo di decidere. E ascoltiamo nuovamente le nostre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alle istituzioni, alla politica regionale e anche a voi telespettatori. Il buco da 11 milioni di euro cui deve far fronte oggi il direttore dell'ULS 7 Pedemontana Carlo Bramezza apre una serie di importanti interrogativi. Ecco tre domande che intendiamo porre a Carlo Bramezza, alle istituzioni e anche a voi. È opportuno che una persona in stato di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per quasi 11 milioni di euro rimanga alla guida di un'azienda sanitaria pubblica che gestisce un bilancio di circa 700 milioni di euro l'anno? È opportuno che una persona che nella sua carriera ha sempre ricoperto da 21 anni posti di lavoro pubblici si faccia garante per operazioni immobiliari private per la cifra di quasi 11 milioni di euro? È opportuno che una persona che percepisce uno stipendio annuo di circa 90.000 euro abbia garantito con fideiussione 11 milioni di euro, ovvero un importo che ora potrebbe rimborsare solo lavorando 600 anni? Attendiamo risposte. I nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. È un quesito, lo continuiamo a porre anche attraverso il nostro TG Linea Aperta, sempre sull'ULS 7. Visite sempre più distanti e spostamenti comodi. Diteci la vostra opinione al 340 32 18379 oppure scrivete una mail o chiamateci. È stato finalmente domato il rogo di Foza, ora per l'altopiano di 7 comuni, però c'è davvero paura. Il sottobosco fuma ancora, sono in corso le ultime operazioni di spegnimento del rogo, l'ennesimo incendio che ha colpito l'altopiano dei 7 comuni alle pendici delle Melette tra Gallio e Foza. È finita anche questa volta, sono serviti molti passaggi di Canadair, tanti passaggi con l'elicottero e decine di operatori sul campo. È finita, dicevamo, ma l'altopiano ha paura di trovarsi di nuovo in queste situazioni. Al tardo pomeriggio di ieri l'incendio è divampato, ha scollinato ed ha preso un bosco che si trova nella zona più a est rispetto all'inizio dell'incendio di ieri. Non ce lo aspettavamo e nonostante questo per fortuna gli operatori sono subito intervenuti, hanno continuato anzi ad intervenire ieri fino intorno alle ore 18 e questa mattina hanno ripreso le operazioni immediatamente, alle 7 l'aereo era già qui. Le fiamme hanno divorato decine di ettari di prato, bosco e sottobosco. Numerosi passaggi del Canadair e dell'elicottero hanno permesso di vincere il rogo assieme al lavoro delle squadre direttamente sul campo. Rinnovo sia come vice sindaco che personalmente i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti gli operatori che sono stati veramente pronti ad intervenire e soprattutto anche nel coordinarsi tra di loro. Il rogo di Foza arriva a pochi giorni da quello di Stoccaredo di Gallio. Su entrambi grava l'ombra del dolo e ora l'altopiano ha davvero paura. Nell'arco di una settimana è già il secondo di questi episodi e confidiamo nel fatto che non si ripeta assolutamente più. Siete pronti qui in altopiano per rispondere a queste emergenze, secondo lei, anche dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico? Ci stiamo lavorando, è una tematica molto impegnativa che appunto obbliga un dispiegamento di forze e, come dicevo prima, un coordinamento di forze diverse, non indifferente, ma siamo in costante lavoro verso questo obiettivo. E arriva finalmente la pioggia, una spallata alla siccità e si abbasseranno anche le temperature.
La morsa della siccità sulla pedemontana e sui rilievi potrebbe essere finalmente interrotta dopo oltre 100 giorni senza precipitazioni. Fra domani e sabato transiterà anche sul Veneto una perturbazione che porterà pioggia, vento e un abbassamento delle temperature anche sul Bassanese e sull'altopiano dei sette comuni. Qui è previsto pure qualche fiocco di neve nella giornata di sabato. Un colpo di coda dell'inverno che da una parte potrebbe ridare finalmente fiato all'agricoltura in grande difficoltà e dall'altra rischia di colpire con le gelate frutteti e colture in una fase molto delicata dell'anno. In ogni caso la pioggia servirà ad abbattere gli ultimi eventuali focolai degli incendi che nei giorni scorsi hanno colpito la montagna veneta. Intanto rialza la testa anche il Covid nell'ULS 7 pedemontana, perché in un giorno si registrano 500 casi di positività in più con i tamponi. Il numero delle persone attualmente positive nell'area dell'azienda sanitaria della pedemontana sfiora quasi 5.000. In Veneto le positività sono state quasi 10.000 nelle scorse ore, anche se le ricadute sulla sanità comunque risultano minime. E voltiamo pagina, parliamo di scuola. Dopo due anni, il 22 giugno, torna la vecchia maturità e ne abbiamo parlato con Gianni Zen, ex preside del liceo Blocchi di Bassano. Non è che facilitando gli esami noi diamo una mano ai ragazzi, in realtà non li stiamo aiutando, ma stiamo falsando la loro percezione della realtà. E non parliamo solo di esami di vita, ma in questo caso di maturità. Tante le polemiche dei nuovi maturandi al ritorno della fatidica prova scritta. E così, dopo due anni senza scritti, il 22 giugno si tornerà alla normalità. Io ho fatto presidente di commissione in questi ultimi due anni e c'era solo l'orale. Devo dire che ero imbarazzato, perché un'oretta che doveva concludere un percorso di studi superiori non è una cosa seria. Se si vuole tenere l'esame o lo si fa seriamente, altrimenti è meglio cancellarlo e farle una semplice certificazione finale. Una prova che non ha valore solo per l'esame in sé, ma simbolo di crescita personale per ogni giovane. E se l'esame si vuole tenere, deve essere fatto in modo serio. Serio significa aiutando i ragazzi a comprendere il valore di una prova che sia conclusiva di un percorso di studi e proprio perché conclusiva, orientante verso la scelta del dopo lavoro, ITS o università. E sentiamo allora cosa ci hanno detto gli studenti chiamati alla maturità. Il ritorno della prova scritta quest'anno vi spaventa? Allora, è da dire che dopo tutti gli anni che abbiamo passato di Covid è stato difficile soprattutto riprendere un metodo di studio dalla DAD al ritorno in presenza, appunto. Le prove scritte, almeno sotto il mio punto di vista, spaventano perché sono più complicate e bisogna avere una preparazione diversa. Dell'esame vi spaventa anche quella che sarà la valutazione poi? In parte, anche perché abbiamo saputo i crediti, il punteggio delle prove, dove il tema italiano varrà 15 crediti e quello della seconda prova 10, l'orale 25. E mentre i crediti accumulati nel corso degli anni valgono il 50%. Studenti rassegnati allo scritto, con alle spalle lunghi mesi di DAD e molte incertezze, ben diverso il pensiero degli adulti. Mi sembra che sia una cosa positiva, perché siamo un po' lassisti ultimamente con le scuole. Io sarei un po' più per il metodo tradizionale. E io penso che è giusto, insomma, uno deve essere maturo un po' in tutti i campi. Ecco. No, essendoci stato il Covid, qualcuno dice per due anni. Sono stati penalizzati giustamente, però terranno conto anche di questo. Ma la prova scritta è importante. Per me è molto importante la prova scritta, perché anche il ragazzo espone quello che ha e quello che sa fare. È molto importante. Meglio secondo me, sì. C'è bisogno un attimo di ritornare agli standard di prima, del lockdown, del Covid, di tutta questa situazione di emergenza. Ascolti, lei ha fatto l'esame di maturità, immagino. Sì, l'ho fatto. Che ricordo ha? Ma un bel ricordo, un bel momento alla fine, sì. Paura questa mattina al centro studi di Bassano, uno studente è stato investito da un autobus.
Un incidente che sarebbe potuto essere fatale. Questa mattina alle 7.50 uno studente di 21 anni bassanese in via Tommaso d'Aquino, proprio lì nel centro studi della città, è stato investito da un autobus di linea. Attimi di paura, uno scontro violento ed immediata la chiamata dei soccorsi da parte dell'autista del mezzo. Il vetro posteriore dell'autobus infatti in frantumi e il giovane disteso al suolo circondato dai soccorsi e dai compagni in attesa di un cenno di speranza da parte dei sanitari. Un sospiro di sollievo quando il giovane, dopo essere stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ha firmato le dimissioni nel primo pomeriggio, tornando a casa. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente, ma presto saranno i video di sicurezza interni ed esterni del veicolo a chiarire la vicenda. Venerdì 1 aprile torna a Cittadella Formaggi in Villa per ripartire dalle eccellenze. È partito il conto alla rovescia a Cittadella per dare il via a Formaggi in Villa edizione 2022, un evento che porterà in città il meglio della produzione casearia nazionale. Per 4 giorni, da venerdì a lunedì, Cittadella sarà dunque invasa da amanti del formaggio, ma anche da tanti appassionati e curiosi. Le vie del centro storico ospiteranno più di 140 espositori provenienti da tutte le regioni. 4 giorni. Per assaggiare, scoprire e degustare le bontà regionali tra le vie del centro storico e a sorpresa anche a 15 metri d'altezza nel nostro caratteristico camminamento di ronda. I negozianti, i pubblici esercizi sono pronti ad accogliere e mostrare le bellezze della nostra città. Visite e degustazioni libere, degustazioni guidate, le masterclass, i laboratori che ricevono già prenotazioni da tutta Italia per un percorso di degustazione di qualità e nella suggestiva Cittadella. Ora vediamo altre brevi notizie del territorio nel prossimo servizio. Amazon Vicentino, giovedì 31 marzo alle 20, nella sala convegni di Palazzo Scaroni, si terrà un incontro organizzato in collaborazione con il comando dei carabinieri di Marostica dal titolo Cose di tutti i giorni contro i furti e le truffe. A Cartigliano venerdì 1 aprile dalle ore 20.45 nella casa del custode verrà presentato il progetto Life Poll in Action, un'iniziativa che vede Cartigliano protagonista per la creazione di habitat per gli insetti impollinatori. Il comune di Cassola ha disposto la riduzione dei consumi energetici relativi ai lampioni stradali. Dal 1 aprile, da mezzanotte nelle piazze e negli svincoli delle vie Montello e Zarpellon, l'intensità luminosa sarà ridotta, mentre a partire dall'una di notte saranno spenti tutti i punti luce nelle altre strade. A Romano di Zellino, domenica 3 aprile, l'assessorato all'ecologia invita tutti i cittadini di buona volontà e le associazioni a partecipare alla giornata ecologica per la pulizia del territorio. Per partecipare è necessario iscriversi contattando il comune e comunicando la zona che si desidera ripulire. Il comune di Mussolente informa che è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato per partecipare al bando di affidamento in concessione del servizio di gestione del bocciodromo comunale e annesso chiosco bar. Ore di preoccupazione a Tombolo e San Martino di Lupari, dove da ieri è scomparsa una donna di 47 anni. Viveva da qualche giorno con la figlia a Tombolo, Lorena Etilendi, insegnante di 47 anni. Ieri nella tarda mattina si è allontanata dall'abitazione a piedi, sembra senza documenti e senza cellulare, e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Ore di grandissima apprensione tra Tombolo e San Martino di Lupari per questa donna. Proprio alla stazione dei carabinieri di San Martino di Lupari i familiari si sono presentati nella serata di lunedì per sporgere denuncia di scomparsa e da quel momento sono scattate le ricerche. Su invito delle forze dell'ordine, le amministrazioni locali stanno diffondendo la foto della donna anche sui canali social. I carabinieri nel frattempo si stanno concentrando sulle aree conosciute da Lorena Etilendi e da lì allargheranno il campo di ricerca. Probabile l'apertura del COC nei due municipi. Nel frattempo, chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare immediatamente il 112. Ladri con le ore contate grazie alla prontezza dei cittadini e al controllo del vicinato. È accaduto a Villa del Conte.
La targa dell'auto c'è, le foto dei ladri anche. È stata un'azione sinergica quella scattata nel comune di Villa del Conte dopo il furto di una borsetta lasciata all'interno di un'auto in sosta. I primi a dare l'allarme alcuni cittadini che hanno attivato il controllo del vicinato e da qui il contatto immediato con le forze dell'ordine a cui spetta l'indagine. Nelle loro mani indizi più che concreti che hanno già permesso di identificare i presunti colpevoli che adesso hanno le ore contate. 21.15, Focus in diretta con il nostro direttore. Ci saranno anche Paolo Benvenu, Elena Donazzan, Settimo Gottardo, Giancarlo Iannicelli, Vittoria Lemischka, Manuela Pagò, Rosa Poloni ed Enzo Siviero. In chiusura di telegiornale vi ricordo sempre i vostri sms a seguire le previsioni del tempo di domani. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Una buona serata, arrivederci.